Buona domenica amici di Chef in Cucina e soprattutto buone feste. Bentornati a Scanno presso la pasticceria Pan dell'Orso insieme al grandissimo chef pasticcere Angelo Di Masso. Buongiorno Jennifer, grazie di essere tornati, è un immenso piacere. Io devo ringraziare Rete 8 e soprattutto te per essere tornati qui a Scanno, visto il grande successo che abbiamo riscontrato con le puntate precedenti. Siamo noi che ringraziamo te Angelo per i tuoi preziosi consigli e per le tue ricette che fanno veramente tanto successo tra i nostri telespettatori. Siamo in pieno clima natalizio, oggi che cosa ci proponi? Oggi facciamo un dolce che si usa tantissimo qui a Scanno e sono le mandorle ratterrate. Ratterrate? Sì, le mandorle schiacciate. Sì? Si fa una glassa di zucchero con acqua, zucchero, dopo l'ebollizione sui 116 gradi. Si fa fermare un attimino la cottura, si aggiunge del cacao e del cioccolato insieme alle mandorle. Su un chilo di zucchero vanno più o meno mezzo chilo di mandorle, un 100 grammi di cacao 22% e un cioccolato con una massa di cioccolato di massa di cacao 72%. Okay. Si mischia leggermente e dopodiché col cucchiaio si mettono delle teglie a fare a riapprendere. Che meraviglia, quindi veramente una delizia. Veloce da fare, perché insomma è anche veloce, certo. Pratica da tenere, che si conserva. Sì, che si conserva. Quindi perfetta da tenere magari anche durante le festività, ci vengono a trovare offrire, a casa, da offrire, anche con un caffè. Giusto, sì, sì, sì. E poi però io vorrei spostare un attimo l'attenzione della nostra telecamera su questa meraviglia. Questa è una cosa, io veramente invito tutti a venire qui a Scanno, fatemi una passeggiata solamente per assaggiare questo panettone, perché ha veramente un gusto, una consistenza, è il vero panettone. Io ti voglio fare complimenti, grazie, Angelo, perché grazie. Io ho avuto la fortuna di poterlo assaggiare. Grazie, sì. Ma qual è il segreto? Ma io il segreto, allora, del lievito madre, quello che è importante, del panettone è il lievito madre. La cosa essenziale, dico sempre che va tenuto come un bambino, no? Perché comunque lavoriamo con un prodotto vivo e quindi bisogna avere tutte le accortezze per mantenere bene, per far sì che alla fine delle ore di lievitazione abbiamo la giusta maturazione. E poi soprattutto, cioè, l'amore è la cosa è essenziale, vero, per portare avanti qualunque tipo di lavorazione, è soprattutto vero, per il panettone, e la selezione delle materie prime che è fondamentale, da un burro di latteria, da delle farine che sono essenziali, non trattate, i canditi che si mettono all'interno devono avere senza nessun tipo di rinitrite solforosa, okay, vaniglia Tahiti, tutta una serie di ingredienti che sommati e messi assieme ci fanno sì che a livello di profumi e di intensità di sapori c'è un'esplosione. Beh, un risultato. Quando si mette in bocca al palato, no, veramente è essenziale. Meraviglioso, complimenti. Grazie, noi grazie ovviamente tanto. Per tempi televisivi non riusciamo a farvi vedere tutti i passaggi, ma non si sa mai, magari una volta lo faremo. Sicuramente. Perché no? Magari lo faremo a Pasqua con la colomba. Va benissimo. Penso che comunque sarà, per noi sarà un piacere. Faremo più a Scanno puntate dedicate alla colomba. Benissimo. Così magari riusciremo a far vedere tutti i passaggi. Bene, grazie. Okay. Allora, torniamo alla nostra preparazione. Quindi, che dobbiamo fare adesso? Allora, prima operazione da fare. La prima operazione è prendere una pentola, versare sempre l'acqua per primo, poi lo zucchero. Perché? Perché se si fa il contrario, in fase poi di ebollizione lo zucchero va intorno e incomincia a caramellare e a bruciare. Quindi si mette prima l'acqua, lo zucchero. Si scioglie leggermente, okay, prima della fase dell'ebollizione, altrimenti se noi cominciamo a miscelare troppo prima della fase dell'ebollizione, cioè dopo la fase dell'ebollizione, rischiamo che facciamo granire zucchero. Okay. Quindi portiamo a 116 gradi di temperatura, teniamo qualche grado in meno in montagna, qualche grado in più al mare, nel senso che se a livello del mare, per una questione di pressione, teniamo una temperatura, possiamo arrivare anche a 115 a spegnere il fuoco. Al montagna, per la questione di pressione, possiamo staccare e spegnere il fuoco sui 113-114 gradi. Poi 2 gradi salgono naturalmente, proprio una questione di pressione. Dopodiché ci mettiamo sul tavolo, aggiungiamo il cacao e il cioccolato, le mandorle,
prendiamo un cucchiaio e incominciamo a farle fuori. A seconda della quantità che noi vogliamo fare queste mandorle, piccole o grandi, le mettiamo sulla nostra teglia, le lasciamo asciugare un'oretta e dopodiché sono pronte per essere mangiate. È un dolce semplicissimo, sì, ma allo stesso tempo versatile. Sì, sì, sì. Versatile. Che comunque si può per la prima colazione, se uno ha bisogno di calorie. Eh sì, anche per uno snack veloce, qualcosa da tenere anche in borsa, sì, per un calo di zuccheri. Perfetto. Poi la frutta secca fa sempre bene. Sì, sì, assolutamente. Poi queste sono mandorle, io dico sempre, prima scelta a Bari, anche se sto cercando anche di rimettere in moto una produzione. Ce l'avevi detto, qui in Abruzzo, anzi approfittiamo, lanciamo un appello. Milano, sì, sì, tanti ragazzi che vogliono di buona volontà cimentarsi, sia con le nocciole, perché nella zona di Carzoli ci sono delle nocciole straordinarie. No, noi, l'amico Lanfranco Centofanti me ne fece assaggiare dell'angolo d'Abruzzo di Carzoli. Sì, salutiamo, saluto Valerio. Perché sono molto legato, come Valentina, alla loro famiglia, e mi fece assaggiare queste nocciole straordinarie. E ho sempre pensato, perché un domani dei ragazzi giovani che vorranno cimentarsi nella raccolta, e avremo un prodotto sicuramente del territorio validissimo, e per noi tutti, certo, sarebbe comunque un vanto. Certo, assolutamente. Adesso, una risorsa. Prendiamo la pentola e facciamo vedere come si formano. Adesso abbiamo raggiunto la temperatura ideale di lavorazione, mm-hmm, e siamo sui 116 gradi. Sì. Aggiungiamo il cacao. Sì. Giriamo leggermente. Quindi qui abbiamo acqua, zucchero e cacao, molto semplicemente, sì, sì, non c'è niente semplice, di... No, no. Poi si aggiunge del cioccolato. Ok. Tempo che si scioglie il cioccolato, la funzione è quella di fare asciugare la mandorla anche più rapidamente. Okay. Sì, se noi vogliamo possiamo aumentare, però poi diventa un po' più cioccolatosa. Okay. E quindi di conseguenza 100 grammi per chilo di zucchero. Vedete come si scioglie, che meraviglia. È sufficiente. Vede anche quello che è molto importante, la brillantezza. Che profumo. Le mandorle, quando noi le andiamo a immergere all'interno della nostra pentola, dovrebbero essere leggermente un po' più diciamo calde, okay, in modo che non andiamo a creare uno shock termico. Quindi leggermente termico, tostate. Leggermente tostate e anche un po' calde. Ma che meraviglia, Angelo, che profumo. Io veramente, ecco, sono in estasi quando vengo qui, Angelo. Sì, grazie. In estasi, Gianni, veramente. Sì, ma quello è importante, come dico sempre, non mi stancherò mai di dire, la selezione della materia prima è fondamentale. È tutto, cioè, senza quella non possiamo pretendere di fare. No, assolutamente, anche perché a livello di palato, come dico sempre, la nostra opera è quella comunque di creare e dare delle sensazioni, certo, che sono fondamentali per comunque regalare delle emozioni. Io dico sempre, la cucina è legata ai ricordi, quindi... Sicuramente, sì, 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 sicuramente. Adesso, una volta che noi abbiamo ottenuto l'impasto, la miscela, sì, prendiamo un cucchiaio, lo stendiamo. Queste si devono semplicemente asciugare e basta, abbiamo finito. Sì, sì. Avere adesso una velocità, vedete come riapprende rapidamente la cristallizzazione sia dello zucchero. Sì, infatti, come cambia con il cambio di temperatura. Di temperatura, eccolo, questo è avvenuto perché io ho messo le mandorle, non ovvio, per la diretta e far vedere comunque quella la funzione. Da una girata? Sì, sì, grazie Jennifer del tuo prezioso aiuto. Io adoro fare queste cose. Sì, sì, ho visto. Adoro cucinare. Dopo, a stare insieme ai grandi chef è di qualità Abruzzo. È una meraviglia. E altri, è stimolante. È stimolante in una maniera sicuramente. Poi abbiamo veramente il meglio di quello, sì, che è della cucina. Viva qualità Abruzzo. Abruzzese. Dal nostro grande presidente Marcello Spadone e tutti gli altri. Immenso, il nostro Peppino, Massimiliano, sì, Marco, sì, veramente. Sì, no, ce ne sono tantissimi. Veramente tanti. Ed è una famiglia che si sta costruendo, e in parte è già costruita, è un miglioramento. Sì, continuo. Poi c'è stato un ampliamento incredibile, sì, perché comunque di chef, di ristoranti, sì, validi ce ne sono veramente tanti. Di pasticceri, da portano... Fabrizio, sì, Sandro Ferretti, dal nostro amico Grand Noblesse Filippo e di Clemente, lo stesso, sì, sì, Emo Lullo. Quindi è una famiglia che cresce, è un confronto con i colleghi, dove comunque io penso che l'importanza del confronto
e della valutazione di quello che si fa assieme è sicuramente una grande importantissimo crescita. Ecco qui, e noi abbiamo fatto le nostre, adesso le mettiamo da parte. Naturalmente se si scalda un attimino, se si raffredda la pentola, basta riportarla un pochettino sul fuoco, riscaldare leggermente e facciamo tornare a temperatura. L'essenziale è fare questo tipo di operazione il più rapidamente possibile. Ed eccoci qui, Angelo, facciamo vedere, veramente ecco. Le abbiamo fatte sul momento, quindi non sono state preparate prima, di una velocità incredibile, sono già pronte. Sì. Veramente una cosa facilissima e sono sicura di un gusto incredibile. Bisogna assaggiarlo. Facciamo il test? Sì, vado. Sì. Che ve lo dico a fare. Complimenti. Grazie, Angelo. Grazie. Io volevo solo dire, non ho fatto questo passaggio, per chi volesse può aggiungere del liquore. Il liquore abbassa la percezione dello zucchero e dà un profumo in più. Però quando ci sono i bambini, anche magari se evitiamo. Meglio evitare, anche se c'è l'evaporazione poi dell'alcol. Grazie, ecco Angelo. Grazie Angelo e grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con noi è quotidiano. Rifate sempre le nostre ricette. Trovate le dosi in grafica. Ci vediamo domani. Caro saluto.